o delinquenti, ma che siano incapaci, lo dice la storia, lo dicono gli articoli di giornali degli ultimi anni. Invitalia è un ente incapace di fare la gestione delle aziende e quindi devono essere cedute ad altri imprenditori, possibilmente non mafiosi, che siano capaci, che mantengono le imprese in funzione e i lavoratori e i posti di lavoro. Grazie. Grazie, io non ho altri iscritti a parlare e quindi a questo punto con il parere contrario del relatore, del governo. Che succede? O nel Brescia? Ah, ha ragione, chiedo scusa, non è un... onorevole Palese? Dov'è l'onorevole Palese? Onorevole Palese, lei insiste per la richiesta, il relatore è contrario, lei insiste per la richiesta di... Però onorevole Palese, mi dica solo se insiste o meno. Io insisto, cioè Bene, allora sull'accantonamento. le chiedo, sull'accantonamento una a favore e uno contro. Chi parla a favore? Prego, non venuti. Collega Matiello e colleghi della maggioranza, non è che alzare la voce o ricordare casi di territori che neanche si conoscono seriamente, come quello della Sicilia, e per questo la invito probabilmente a riflettere prima di parlare. Questo significa aver ragione. Al momento il 95% delle aziende falliscono con la legge che avete fatto anni fa. Con la vostra proposta le diamo ad Invitalia, leggo alcuni titoli, stipendi troppo alti e il rosso aumenta, chi vuole mangiare su Pompei e ne leggeremo altri. Questa è la vostra soluzione. Le aziende falliscono e i lavoratori vanno a casa. Allora qual è la possibilità? Ripeto, la possibilità, non l'obbligo, di introdurre lo strumento della vendita anticipata. L'azienda, cari colleghi, già ora viene tolta alla persona che ha la misura di prevenzione, va in amministrazione giudiziaria e fallisce. Quindi se voi tenete veramente a salvare le aziende e non a mangiare i soldi tramite